Già il nome Cecina incute timori, ma anche un piacevole ricordo per Ramen Sba 100 Servizi. Quella di domani non sarà una partita come le altre, la conferma arriva dal presidente Mauro Castelli. È una trasferta molto difficile per noi, anche perché Cecina si è veramente rafforzata nonostante le due partite, magari non bellissime, che ha fatto in queste due prime partite di campionato. Però Cecina è veramente una squadra ben attrezzata, ha dei giocatori molto esperti, a cominciare da Bruni, insomma, che è uno dei migliori playmaker di tutta la categoria. E quindi, insomma, è per noi sicuramente un'altra prova molto difficile. Ci stiamo preparando molto bene, si sta lavorando, ovviamente come ho sempre detto a noi ci vorrà un po' più di tempo per rodare questa squadra, però andiamo là consapevoli che è molto difficile, ma come al solito cerchiamo sempre di vincere. Anche nel passato campionato il pronostico era contrario, invece arrivò la vittoria che forse fu la vittoria della svolta. Sai, lì successe qualche cosa, perché si veniva da una partita precedente che fu drammatica e poi lì invece diciamo proprio il carattere, il cuore, come l'ultima partita di Prato, ha voluto far sì che quella partita la portassimo a casa. Quindi mi auguro e spero che sia la stessa cosa. I ragazzi li ho visti abbastanza arrabbiati per la sconfitta, questa da una parte mi ha fatto anche piacere. Vediamo la reazione, perché ripeto, i giovani hanno anche queste problematiche che bisogna vederli nel momento del bisogno. Spero in una reazione di un po' di tutti.